Buonasera a tutti gli amici della Twin Sebastiani, benvenuti nel nostro canale. Vi stiamo trasmettendo la partita Under 14 alla Palestra Medi di Porto Recanati, valevole per l'anno 2013-2014. Si affronteranno la squadra in casa in maglia blu, Porto Recanati, e la maglia in bianco, Orsal Ancona. Facciamo presente che l'Orsal Ancona hanno un anno di meno, sono Under 13. Cominciamo la formazione con l'Orsal Ancona, la squadra ospite. Cominciamo con il 4 Bolognini, 5 Carra, 6 Rizzi, 8 Boriani Elena, 12 Dusmet, numero 13 Boriani Giorgia, il numero 15 Carducci, il numero 16 Callegari, il numero 9 Pincini, il numero 11 Pinci. Sono guidati dall'allenatore Monteverde Valerio, mentre la squadra in casa in maglia blu con il numero 6 Grilli, con il numero 7 Cassoni, con il numero 8 Caggiano, con il numero 10 Cittadini, con il numero 11 Castellani, con il numero 12 Renzi, con il numero 13 Tiseni, con il numero 17 Capogno, con il numero 18 Diop, con il numero 22 Pantanetti, guidati anche loro dall'allenatore Matassini Alberto. Vediamo la partita, l'arbitro fischia due tiri a favore del Porto Recanati. Il primo assegno, Cassoni. Anche il secondo assegno. Ricordiamo che questa partita è una partita ovviamente femminile. E intanto il Porto Recanati recupera palla con il numero 17, ma poi la perde. Chiusa all'angolo il numero 5 dell'Orsal Ancona, difende bene il numero 18 di Diop. Infrazione di campo per l'Orsal Ancona, palla blu. Si incarica della rimessa a Cittadini. Palla per Cassoni, prova la penetrazione, tira di destro e due punti. Sono già quattro punti per lei. Il numero 5 dell'Orsal Carra, passaggio per il numero 8 Boriani. Elena però regala la palla ai padroni di casa con un'infrazione di passi. Palla persa per Porto Recanati, ma l'Orsal Ancona sfrutta male l'occasione regalata al Porto Recanati commettendo un altro passi. Ricordiamo che arbitrano la partita Sebastiani Gianluca della provincia di Macerata e Principi Jacopo, anche lui la stessa provincia di Macerata. Ancora Cassoni da sotto canestro, due punti. Siamo già sull'8-0 per il Porto Recanati. L'Orsal vuole rispondere con la penetrazione del numero 4 Bolognini, che guadagna solo una rimessa dal fondo. Palla in mezzo all'area, ma c'è numero 5 fermo il palleggio, Carra. Ancora palla persa da parte di Bolognini, ha toccato con il piede la riga. Palla del Porto Recanati. Ricordiamo che il Porto Recanati ha fatto due partite e due ne ha vinte. Ancora il Porto Recanati in mezzo a tutti Cittadini, ma sbaglia. Contropiede per l'Orsal Ancona. Passaggio, un bel passaggio che però il numero 8 Boriani Elena non riesce a tenere la palla tra le mani. È ancora una palla regalata al Porto Recanati. Prova il numero 10 Cittadini nella penetrazione, ma preferisce passare la palla. Invece ci pensa lei, il numero 18, che non si è capito molto cosa è successo. Palla all'Orsal Ancona,
Il numero 18 blu commette un fallo. Tiro fuori, palla che non prende neanche il ferro. Poi il numero 18 del Porto dei Canati regala palla all'Orsa Lancona facendo un'infrazione di passi. Forse il Porto dei Canati potrebbe partire in contropiede con un lancio lungo. Il numero 6 da sotto canestro sbaglia. Che canestro che si è mangiata il numero 6 Grilli. Cittadini recupera palla, potrebbero sfruttare questa occasione per i due punti, ma prova un tiro quasi impossibile, diciamo, e palla che non tocca neanche il ferro, rimessa al fondo per l'Orsa Lancona. Porta su palla Carra, che poi lancia per il numero 6 Rizzi, ma ancora una volta palla persa. C'è un po' di confusione nella zona difensiva dell'Orsa, nella zona difensiva del Porto dei Canati, palla persa, palla Orsa Lancona. Prova ad attaccare il numero 5, non riesce a fare canestro, però Carra riesce a guadagnarsi un fallo. Ora vedremo cosa farà in lunetta, due tiri per lei. Il primo prende il ferro ed esce. Il secondo anche, però prende il rimbalzo l'11 che tira e sbaglia. Un brutto sbaglio di Vinci. Tiseni tira, ma sembrava un tiro a caso molto brutto. E infatti l'allenatore gli spiega un po' come doveva fare. Cittadini ancora la rimessa, un passaggio alto per il numero 18, ancora palla Porto dei Canati. Rimessa a vuoto, contropiede di Ancona, passaggio per Rizzi che non prova il tiro, esce, riprova, primo ferro e fuori. Prende il rimbalzo Vinci, che prova la penetrazione, la passa alla sua compagna ma sbaglia sotto canestro. Loro, ancora è il loro rimbalzo. Carra prova penetrazione, viene chiusa, passaggio fuori. Boriani Elena tenta un tiro a semigancio, diciamo, ma sbaglia. Ancora un'altra penetrazione e ancora non riescono a segnare. Un po' di confusione, l'arbitro fisca palla 2. La indica freccia, la freccia indica che la palla sarà di Porto dei Canati. C'è un cambio, esce il numero 18 Diop ed entra il numero 22 Pantanetti per il Porto dei Canati. Rimessa in zona difensiva del Porto dei Canati. Cassoni prova ad attaccare, la passa fuori per Cittadini che tenta il tiro e sbaglia. Poi prende il rimbalzo Grilli. Tiseni. Il tiro di Cassoni che finalmente si riesce a dare due punti al Porto dei Canati. Vuole segnare però l'Orsa Lancona che prova un tiro, un buon tiro, però sbaglia. Il numero 4, la penetrazione. Esce per il numero 11 fallo, si guadagna un fallo. Due tiri. Time out chiamato per i padroni di casa. Vediamo che il risultato è di 10-0 per il Porto dei Canati a 4 minuti e 30 del primo tempo. È meglio che l'Orsa Lancona riesca a fare canestro per recuperare il risultato, che non è impossibile da recuperare perché
ci sono ancora tre tempi da giocare e, qua, e il primo ancora non è finito. E speriamo che si sveglino le ragazze per recuperare. Però ricordiamo che sono anche un anno più piccole quelle dell'Orsa Lancona e quindi non penso che giocheranno per vincere ma per imparare. Finisce il minuto, le due squadre entrano in campo, però il Porto dei Canati se la prende comoda e non entra. E l'arbitro giustamente fischia all'entrata delle due squadre in campo che stanno allungando il time out. Eravamo rimasti nel fallo a favore dell'Orsa Lancona alla lunetta Vinci. Il primo sbaglia, palla che sbatte sul ferro ed esce. Il secondo finalmente ha segno e l'Orsa Lancona segna il suo primo punto. Il numero 6 Rizzi aggredisce molto forte. Tiseni prova la penetrazione ma non riesce, viene chiuso dal numero 11 Vinci che difende molto bene. C'è un'infrazione di passi giustissima, palla all'Orsa Lancona. Ancona ci crede e vuole vincere. Palla per Rizzi a tutta velocità, palla fuori per il numero 5 Carra, l'11 Vinci che ha segnato il suo primo punto per la sua squadra. E ancora con una penetrazione e un tiro di destro segna il terzo punto per la sua squadra. Porto Recanati che si trova un po' in difficoltà per la pressione che mette l'Orsa Lancona e infatti sbaglia questo tiro e l'Orsa Lancona non riesce a prendere bene la palla e quindi esce palla al Porto Recanati. Rimessa per il Porto, per i padroni di casa. Cassoni si trova un po' in difficoltà, sta per perdere palla, però la tiene e la riesce a passare fuori. Tiseni, passaggio lungo, rischiosissimo. Il numero 6 del Porto Recanati tira e sbaglia. Parte in contropiede Ancona. Bolognini penetra. Forse c'è stava qualche fallo, ma per l'arbitro non è fallo. Si continua a giocare. Anzi, rimessa per Ancona. Bolognini non sa chi passare la palla e infatti la perde. Il numero 10 parte in contropiede Cittadini. Si porta vicino alla riga, infatti la palla gli sbatte su un piede ed esce. Passaggio lungo, Pincini, numero 6 Rizzi che cerca un varco per entrare, non sa che fare, cambio di mano tra cambi di mano e poi viene chiusa da tre persone. Un cambio per l'Orsa Lancona. Esce il numero 4, Bolognini, ed entra il numero 16 Callegari. Vinci prova la penetrazione ma viene chiusa un'altra volta da tre persone.
palla toccata dal porto dei Canati. Carra arresta un tempo, tiro da fuori per il porto dei Canati, non ce la fa più a ripartire il porto dei Canati. Tiro, frazione di passi, ma l'arbitro non fischia. Parte in contropiede Ancona con il numero 6 su Callegari che la passa a Vinci. Esce un tiro di destro, segna. Si stanno avvicinando al risultato del porto dei Canati. Il porto dei Canati non riesce più a segnare da quel time out. L'Orsa Ancona pressa a tutto campo e difende molto bene, infatti recupera palloni molto importanti. Palla 2, ma la palla è del porto dei Canati. Tiseni, passaggio lungo, rischia di perdere palla il porto dei Canati ancora. Palla per Tiseni, incrociato ma sbaglia. Rizzi in contropiede, rischia di perdere palla, dall'altra parte c'è la sua compagna che segna e il risultato è di 10-7. Ancora ennesima palla persa per il porto dei Canati e il numero 6 Rizzi non sbaglia sotto il canestro dopo aver recuperato un pallone importantissimo. 10-9, il porto dei Canati impazzisce, non riesce più a segnare e poi a interrompere la rivolta dell'Orsa Ancona c'è un fallo sul numero 6 dei padroni di casa. C'è un cambio, esce Tiseni per Caggiano ed entra e esce il numero 10 Cittadini per il numero 18 Diop. Il numero 6 del padrone di casa segna, Grilli segna, riesce a segnare il suo primo tiro libero, prova il secondo sul primo ferro e sbatte ma riesce a recuperare il rimbalzo in attacco. Il 7 prova ma sbaglia. Cassoni ma sbaglia. Caggiano, palla per il numero 22 Pantanetti che prova il tiro da fuori. Sembrava dentro, invece non ha preso niente. Pantanetti ancora in rimbalzo, non riesce neanche un tiro debole, non riesce neanche a arrivare a ferro e poi c'è un'infrazione di passi del numero 9 Pincini e palla a porto dei Canati. Cassoni rischia di perdere palla, una buona pressione del numero 6 di Ancona. Rizzi sta mettendo molta pressione, infatti il numero 11 riesce a recuperare palla però con un tiro di destro male andato. Caggiano cade per terra regalando la palla all'Orsa Ancona. Passaggio lungo, Pincini prova il tiro ma palla che sbassa sul ferro. Attenzione, ci sono troppe mani addosso e il numero 5 Carra commette fallo. Rimessa al porto dei Canati in zona difensiva. Cassoni cerca di portare su palla, Diop prova la penetrazione, poi Caggiano da fuori, palla sul che batte sul tabellone e poi esce, invece riesce a prendere l'imbalzo il numero 22 Pantanetti che poi finalmente riesce a segnare e finisce il primo quarto sul 13-9 per la squadra padrone di casa.